Grazie Presidente. In questa nuova era del mondo le città-stato tornano ad assumere un ruolo centrale nella storia dell'umanità. E l'assetto istituzionale, la forma di governo delle città e delle megalopoli come nuovi nodi del mondo sempre più interconnesso costituiscono elementi centrali per l'avvio di una stagione di riforme. Se ci stiamo domandando quale sarà il futuro delle città e quale sarà il futuro della capitale d'Italia, non possiamo non domandarci, prima di tutto, quale sarà il futuro della democrazia, in particolare quella locale. Affrontare il tema dell'ordinamento di Roma Capitale significa quindi riflettere sulla visione del futuro delle città. Le grandi sfide del nostro tempo, dai cambiamenti climatici, ai nuovi lavori, alle nuove professioni, alla transizione ecologica, al ripensamento dello spazio pubblico, alla connettività, all'innovazione, insomma, alle antiche e nuove disuguaglianze sociali, sono materie sulle quali le città-stato sono tenute ad assumere iniziative spesso urgenti ed immediate. Parlare dell'ordinamento di Roma Capitale significa anche definire quali saranno gli obiettivi strategici delle società e delle aziende partecipate, il destino di tanti lavoratori. Ecco, in questa era dei social, che potremmo qualificare come dell'istantaneità, la lentezza del processo decisionale democratico in realtà costituisce l'argine per scongiurare che le nostre città possano eventualmente trasformarsi in tecnocrazie locali. Secondo Baraccanna, se vogliamo una vera democrazia, pertanto dobbiamo volere anche un vero decentramento, destino inesorabile e millenario dell'umanità. Siamo passati dagli imperi agli stati-nazione ed ora le città-stato, in questo nuovo mondo glocalizzato. Se saranno le comunità locali a governare il mondo, queste dovranno essere fondate sulla democrazia. Seguendo Bobbio, la democrazia è prima di tutto un metodo per prendere decisioni collettive, una visione procedurale dove coloro che partecipano direttamente o indirettamente decidono a seguito di una libera discussione. E il voto, quindi, è solo l'atto conclusivo e finale del processo democratico. In questa Assemblea più e più volte ci siamo confrontati, maggioranza e opposizione, su numerosi provvedimenti che mettevano al centro del dibattito il rapporto tra interesse privato e interesse pubblico, tra democrazia e mercato, tra democrazia ed immediate esigenze amministrative e burocratiche di approvazione di provvedimenti urgenti. Esistono già e possono essere costruiti tutti gli strumenti di programmazione e pianificazione affinché si possa amministrare con democrazia, pluralismo, efficienza ed efficacia una città come Roma. Certamente sono necessari e non più rinviabili interventi legislativi, anche costituzionali, per garantire a Roma questo salto di qualità. A Roma c'è stato un tempo per le monarchie, per gli imperi, ora è tempo di rafforzare la democrazia locale. In questa consiliatura l'Assemblea Capitolina ha approvato una deliberazione con la quale è stato revisionato lo Statuto della Capitale d'Italia, introducendo nuove forme di partecipazione popolare anche digitali, nuovi diritti quindi riconosciuti. E ringrazio l'Assemblea Capitolina e l'amministrazione tutta per questo. Si tratta di una riforma che potrà certamente essere migliorata, revisionata ed evoluta da tutte le forze politiche della città nelle prossime amministrazioni. Ecco, riscoprire la lentezza, le libere e plurali riflessioni del processo democratico anche digitale significa percorrere la strada maestra per costruire la riforma dell'ordinamento di Roma Capitale. Una riforma a processo, quindi, e non una riforma atto, con atteggiamento propositivo e costruttivo da parte di tutti i livelli istituzionali coinvolti. Alla luce delle tante attività messe in campo, indirizzi già formalizzati e dei provvedimenti esaminati e approvati, anche non solo in questa consiliatura, la città di Roma potrebbe quindi essere qualificata come un ente territoriale con potestà legislativa, oltre che regolamentare, per materie ritenute fondamentali e strategiche, mantenendo la Regione Lazio come livello istituzionale, così da poter avere uno status di autonomia alla pari delle altre capitali e delle città-stato del mondo, revisionando al contempo il ruolo e la missione dell'attuale doppio livello di governance centrale e territoriale e ridisegnando le delimitazioni territoriali dei municipi. Rivolgo quindi una preghiera a tutti coloro che avranno il compito di promuovere interventi legislativi volti all'evoluzione dell'assetto istituzionale di Roma Capitale. Non sacrifichiamo sull'altare dell'efficienza la democrazia locale e la partecipazione popolare. Si tratta di una sfida difficile, ma deve essere vinta per garantire equilibrio, dialogo e sinergie tra democrazia e mercato.
Solo con la partecipazione di donne e uomini di buona volontà, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra istituzioni e nel riconoscimento dell'unità ed indivisibilità della nostra Repubblica, possono concorrere ancora una volta, come 150 anni fa, tutte le circostanze storiche, intellettuali e morali affinché sia portato a compimento il sogno di Roma Capitale, d'Italia, nel rispetto della storia millenaria della città eterna. 2000 anni fa, il più grande orgoglio era dire Civis Romanus Sum. Oggi bisogna riaffermarlo affinché lo Statuto di Roma Capitale d'Italia sia fondato sulla democrazia e sulla partecipazione della comunità cittadina e dei territori. Grazie.